qui il 22 gennaio 1891 ad Ales, piccolo paesino della Marmilla, ai piedi del Monte Arci, località famosa fin dall'antichità per la produzione di ossidiana. Il paese, posizionato al centro di una fertile pianura ricchissima di vegetazione, era anche sede vescovile. E nessuna parentela mi legava ad Ales, ma lì lavorava mio padre presso l'ufficio del registro. Mio padre Francesco portava la sua lunga barba bionda sempre ben curata e tutti in famiglia lo chiamavamo Ciccillo alla campana. Era infatti nato a Gaeta nel 1860, ultimo di 5 figli da un colonnello della gendarmeria borbonica e Gennaro Gramsci e da Teresa Gonzales, figlia di un avvocato napoletano. Babbo, avendo vinto il concorso in Sardegna, lavorava da poco all'ufficio del registro. In Sardegna era venuto anche mio zio Nicolino. Mia madre, Peppina Marcias, era nata a Ghilarza nel 1861, figlia di un Marcias di Collinas e di un Corrias di Ghilarza. Il mio nonno materno faceva l'esattore delle imposte ed era un piccolo proprietario terriero. Mamma era alta, graziosa, con due grandi occhi scuri. Si distingueva dalle altre ragazze del paese perché sapeva leggere e scrivere e vestiva l'europea. Quando si sposarono, lei aveva 22 anni e Cicillo 23. La famiglia di babbo, soprattutto la nonna, si oppose perché il figlio di un colonnello e quasi dottore in legge non poteva sposare una ragazza di umili origini. Ho 6 fratelli, 3 prima di me, Gennaro, Grazietta ed Emma, e 3 dopo, Mario, Teresina e Carlo. Non so se il trasferimento di babbo a Sorgono fosse avvenuto per sua richiesta o d'ufficio, ma l'incarico era il medesimo. Abitavamo in via Porticon, in una casa tipica dell'architettura rurale dell'epoca, nel rione Forreddu. La nostra numerosa famiglia si trovò bene in quel rione popoloso e pieno di vita. Lì frequentai l'asilo delle suore, ma non la scuola elementare a causa delle disavventure giudiziarie di babbo che ci costrinsero a tornare a Ghilarza, il paese di mamma. Tutti noi figli, escluso Gennaro, eravamo all'oscuro di tutto. Sapevamo che Cicillo era a Gaeta. Nonostante queste difficoltà e le insistenze di zia Grazia a rivolgerci ai parenti campani, mai mamma si umiliò a farlo, non dimenticando l'ostilità da sempre manifestata nei suoi confronti. Babbo in carcere, senza stipendio, costrinse mamma, con noi ancora piccolini, il più grande Gennaro, aveva soltanto 14 anni, a vendere i terreni di famiglia e a svolgere il lavoro di camiciaia. Mamma lavorava senza tregua, cuciva, confezionava camicie da uomo e infine cucinava per dei pensionati. E Teresina mi raccontava che mamma diceva a lei, a Carlo, quando non c'era niente da mangiare per tutti, se andate a letto da bravi senza mangiare vi do 5 centesimi. Loro accettavano e si addormentavano felici col soldo sotto il cuscino per scoprire al mattino che era sparito. Con questo oggi abbiamo finito, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci alla prossima pillola.